Ciao, ti do il benvenuto a questa nuova pratica sul mio canale. Io mi chiamo Giorgia e da più di dieci anni insegno il metodo Pilates sia a corpo libero che con gli attrezzi e i macchinari Reformer. Uh, inoltre da alcuni anni um, sono, mi sono avvicinata al metodo Feldenkrais e insegno anche questo metodo che ti permette di conoscerti attraverso il movimento, migliorando la qualità della tua vita quotidiana e riducendo le tensioni superflue e il dolore in tutto il corpo. Oggi la lezione ehm, è dedicata ad una brevissima pratica eh, che puoi portare con te quando vuoi per rinforzare e soprattutto per dare più mobilità alle caviglie, cosa che va benissimo in qualunque eh, circostanza, nel senso che le caviglie e i piedi ci servono tutto il tempo per ehm, orientarci, per stabilizzarci nello spazio, mantenere l'equilibrio. Eh, ma soprattutto la funzionalità e la buona mobilità di queste parti del corpo ci aiutano a eh, supportare la circolazione riportando sui liquidi e quindi supportando il nostro sistema circolatorio e linfatico. Per evitare il ristagno appunto nelle caviglie, nei piedi, per evitare il senso di gonfiore alle estremità del, del corpo e quindi aiutarci anche a eliminare più facilmente le, le tossine dal corpo e sentire proprio le gambe più, più leggere. Inoltre questo, uh, questa piccola pratica è perfetta anche se per esempio sai che stai per indossare delle scarpe uh, un, un po' particolari, magari stai per indossare delle scarpe coi tacchi, oppure hai indossato delle scarpe un po' scomode o sei stato molto tempo in piedi e in questo modo potrai uh, ridare un po' di mobilità, flessibilità. A questa zona del corpo. Prima di cominciare eh, voglio ricordarti non solo di iscriverti al canale se non l'avessi ancora fatto per ricevere tutte le ehm, notifiche sui nuovi contenuti che pubblico periodicamente per te, ma soprattutto anche di fare un giro in studio online la piattaforma in abbonamento sul sito pilatescongiorgia.com nella quale troverai centinaia di lezioni organizzate in corsi tematici e in livelli. Per cui ti consiglio uh, di, di fare un giro, ti lascio il link qui sotto in descrizione e ora cominciamo con la nostra pratica. Ti servirà soltanto il tuo tappetino e ti invito a sederti sul tuo tappetino distendendo le gambe in avanti e appoggiandoti con comodità sulle tue braccia. Sulle tue mani dietro di te, facendo attenzione a mantenere le dita delle mani rivolte in avanti o leggermente di lato e non indietro, soprattutto per evitare di estendere il gomito o diciamo altri tipi di um, effetti sgradevoli, da questa posizione semplicemente comincia a sentire le tue gambe, i tuoi piedi, le caviglie, fai un bel respiro. E comincia a muovere con delicatezza le dita dei piedi, allargandole, muovendole anche una per volta. E prova ad avvicinare le dita dei piedi verso il centro del piede e poi ad aprire le dita tra loro. E di nuovo, avvicina e allontana. Avvicina e allontana. E l'ultimo. Ok, da qui muovi di più anche la tua caviglia oltre al resto del piede. Con i piedi in punta, allungati in avanti. E poi a martello, allungando il tallone lontano. Ancora punta e martello. Respira dal naso durante la pratica. Martello, ancora punta, martello e punta.

Uno, rilassa un attimo i piedi, piega le ginocchia e rilassa i polsi. Se per caso avessi fastidio, puoi intrecciare le dita delle mani, ruotare un pochino. Respirare. Quando sei pronta o pronto, ritorna nella posizione e da qui facciamo. Piedi in punta, gambe unite. Piedi a martello. Dita vicine, quindi mantieni la caviglia in flex con le dita che si avvicinano al centro del piede, di nuovo dita lontane e da questa posizione rilassa il piede e avvicina le piante per farle toccare e combaciare una con l'altra, come se mettessi i tuoi piedi tipo mani giunte, piedi giunti tra loro. Poi di nuovo rilassa, punta, martello, dita. Ritorna, piante e rilassa ancora, punta, martello, dita respira, ritorna, piante e rilassa ancora, punta, martello, dita, ritorna, piante e l'ultimo, punta, martello, dita. Ritorna, avvicina, questa volta rimani con le piante dei piedi vicine, piega leggermente i gomiti se necessario e mantenendo le piante dei piedi vicine apri le ginocchia, fai scivolare i talloni e i piedi verso di te, poi mantieni sempre i piedi uniti, distendi le gambe e ritorna rilassando i piedi. Ancora, avvicina, talloni verso di te, apri le ginocchia. Ritorna e rilassa di nuovo, avvicina verso di te i talloni, apri le ginocchia, mantieni i piedi uniti fino in fondo e poi rilassa. Facciamo ancora due, unisci, avvicina, prenditi il tempo perché a volte non è semplicissimo questo movimento. Quindi Senti il contatto delle piante dei piedi, delle dita, tutto il tempo, senti cosa devono fare le tue caviglie per permetterti questa posizione quando distendi le gambe e infine rilassa. Lo facciamo un'ultima volta, unisci, chiama verso di te, ritorna in avanti, unisci, unisci, unisci fino a che le gambe non sono distese e rilassa. Ok. Sciogli un pochino i polsi e vai indietro in appoggio sui gomiti. Piega un pochino le ginocchia. Da qui disegna dei cerchi con le caviglie verso l'esterno, lasciando che le ginocchia si muovano. Cambio verso l'interno e di nuovo cambio all'esterno. E all'interno. Benissimo, pian piano vieni su. Cambiamo posizione, andiamo in quadrupedia, giù. In appoggio sui gomiti, distendi una gamba indietro. E da qui tallone che si muove indietro e spingi dal piede in avanti, allunga e spingi 3 quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, cambio, gamba, distendi la sinistra e vai, tallone e spingi, due, tre, quattro, Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ok. Torna in appoggio sulle mani, sempre in quadrupedia. E facciamo da qui: punto i piedi, le dita, e distendo. Due, distendo. Tre distendo, 4 5 6 7 8 9 10. Cambio alternando: quindi uno punta e uno, cioè uno con le dita puntate, e l'altro con il dorso del piede in appoggio. 2 3 4 5, 6, bisogno, rallenta questo movimento. 6, 7, 8, 9, 10. Ora unisci le gambe, unisci i piedi, poggia bene i dorsi delle caviglie, dei piedi e siedi con il tuo bacino in posizione del fanciullo. Rilassa. Inspira ed espira. Se non hai problemi alle caviglie in questa posizione, puoi venire su, sederti e spostare leggermente il peso verso destra con il tuo bacino e verso sinistra, da un lato e dall'altro, ancora, da un lato e dall'altro. Benissimo, ritorna, poggia le mani. Punta i piedi e da questa posizione spingi con le mani indietro e vieni sui piedi in appoggio e di nuovo sulle ginocchia. Rotola talloni verso il basso se puoi appoggia i talloni e poi in avanti. Ancora 3. Torna 4. Torna l'ultimo. 5. E torna, ottimo. Benissimo, adesso siedi, massaggia un pochino i tuoi piedi, le tue caviglie, ringraziali per averti permesso di esplorare questa, questa pratica. E facciamo soltanto un ultimo movimento, semplicemente agganciando con indice e medio i tuoi alluci. E fermandoti qua, quindi senti questa posizione che un po' ti serve per riequilibrare tutto il corpo, ma anche per creare spazio tra la luce e il resto delle dita. Non tirare con forza, non, non sentire alcun dolore durante questo movimento, ma semplicemente crea proprio questo spazio. Facciamo tre respiri completi qui. Ok, e come ultimo movimento per concludere in bellezza, intreccia le dita delle mani con le dita dei piedi, quindi infila le dita delle mani nello spazio tra le dita dei piedi, trova la tua posizione sollevando la gamba, sostenendola come ti è più comodo, anche da qui sotto il ginocchio, per me è più semplice dall'interno, da sotto la tibia, e fai fare alle tue caviglie morbidamente dei piccoli cerchietti senza forzare in maniera passiva quindi il braccio la mano guida il movimento del piede il piede non fa nulla ok pian piano lascia senti per un momento il tuo piede senti lo spazio tra le dita e poi ripeti dall'altra parte quindi dita delle mani nello spazio tra le dita dei piedi prendi la tua gamba solleva, e da questa posizione piccoli cerchietti. Respira da un lato e dall'altro. Ottimo, ok. Senti un attimo le tue dita, i tuoi piedi e poi siedi per il nostro rituale di saluto finale, inspirando, porta su le braccia, espirando scendi, ancora, espira. Facciamo l'ultimo, inspira, unisci i palmi nelle mani, porta le mani al cuore, io ti ringrazio per aver praticato insieme a me. Spero che questa lezione ti sia utile, ti abbia fatto sentire bene o meglio rispetto a prima. E portala con te davvero quando vuoi e sentirai i benefici non soltanto nella zona interessata della caviglia dei piedi, ma anche proprio tutto un senso di maggiore leggerezza nel resto delle gambe e del corpo per effetto di questa circolazione che abbiamo riattivato. Ti aspetto inoltre in studio online, ricorda sul sito pilatescongiorgia.com e noi ci vediamo per la prossima lezione.